Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo la seconda domenica del tempo ordinario, un Vangelo che abbiamo ascoltato in questo anno C, il ciclo liturgico, è quello delle nozze di Cana, ed è proprio in quest'anno un Vangelo che completa un po' quello che abbiamo ascoltato nelle due domeniche precedenti, a partire dall'Epifania in poi. Perché secondo la tradizione cristiana, più orientale ma anche occidentale, diciamo, il ciclo della manifestazione di Gesù comincia con l'Epifania e si chiude con le nozze di Cana. Che cosa sono le nozze di Cana? Sotto il primo aspetto letterale, poi domani cercheremo anche di entrare un po' più a fondo agli elementi simbolici di questo segno che ha fatto Gesù. È il primo miracolo di Gesù, il primo miracolo. L'acqua viene trasformata in vino. Chi è che fa i miracoli? Voi siete capaci di fare qualche miracolo? Un po' difficile, no? Per fare un miracolo bisogna avere un potere che non è umano, ma che è divino. Quindi perché Gesù ha fatto i miracoli durante i 3 anni della sua vita pubblica? Per dare un segno, uno dei tanti, del fatto che era quello che diceva di essere. Cosa diceva è di essere Gesù, il figlio di Dio. Voi sapete che quando si fa un'affermazione tu devi presentare delle credenziali, no? Se tu vuoi dire in giro io sono un avvocato, dici sei un avvocato, fammi del certificato di laurea e fammi vedere l'abilitazione del tesserino, se no che avvocato sei? Quindi quando noi diciamo qualche cosa dobbiamo presentare un attestato. Ora, cosa abbiamo visto nelle domeniche precedenti? Vi ricordo, domenica scorsa era la festa del battesimo del Signore. E cosa è successo quando Gesù è andato a farsi battezzare nelle acque da San Giovanni Battista? Lo Spirito Santo è sceso su di lui in forma visibile e Dio Padre ha detto qualcosa. Che ha detto? Tu sei il mio figlio prediletto. Ha detto la stessa cosa. Quindi anche il Padre ha detto questo è mio figlio. E il giorno dell'Epifania che è successo? Che alcuni uomini potenti, dopo aver fatto un lungo viaggio seguendo la stella, sono arrivati a Betlemme, hanno visto un bambino, ma dinanzi a un bambino, non sapete, sono inginocchiati, prostrandosi con la faccia a terra per adorarlo. Qualcuno di noi si è mai inginocchiato con la faccia a terra dinanzi a un bambino? Oggi non si inginocchiano manco in chiesa davanti a tutti. Quindi qualcuno di noi si è mai prostrato davanti a un bambino? No, perché hanno fatto quel gesto? Perché lo riconoscevano come Dio. Quindi capite perché questo è un trittico. Nell'Epifania gli uomini riconoscono che Gesù è Dio. Alla festa del battesimo il padre dice guarda che questo è mio figlio. Oggi Gesù dice io faccio i miracoli, quindi date retta a mio padre e credete a quello che hanno fatto i magi, perché io veramente sono il figlio di Dio. E come sono passato a suo tempo beneficando gli uomini anche attraverso dei miracoli, così ora passo in mezzo a voi attraverso dei benefici. E potreste dire, ma adesso Gesù i miracoli non li fa più. Siamo tanto sicuri? Gesù i miracoli li fa ancora. Tempo massimo 10 minuti e farà un miracolo, lo sapete? Io tra poco con sangue. Noi non ci pensiamo a questo qui, guardate che San Tommaso d'Aquino, che non era l'ultimo della classe dei teologi, quando parla dei miracoli di Gesù, dice, è più grande il fatto che è risuscitato Lazzaro, oppure che dentro tanto così di pane Dio in persona si circoscrive e si racchiude, non metaforicamente. Io quando do la comunione, chi può fare la comunione, gli dico il corpo di Cristo, con attenzione, si risponde amen, quello non è tanto per dirlo, d'accordo? Anticamente il sacerdote diceva corpus dominus Jesu Christi, custode ad tantum tua vita eterna, amen, diceva tutto lui. Adesso dice il corpo di Cristo e il fedele risponde amen. Voi sapete in ebraico amen che significa? Non significa così sia, significa così è, cioè è così, senza nessun dubbio. Quindi non è un fatto
fatto da dire tanto, tanto per dire. I padri della Chiesa dicevano: i miracoli che Gesù ha fatto e che ora non li fa più, almeno non troppo spesso, certo li continua a fare attraverso altre forme, tipo far vedere un cieco, camminare uno zoppo, risuscitare un morto, cambiare l'acqua in vino, un primo miracolo, adesso sono passati nei sacramenti e nei sacramentali, così ci raccontiamo la seconda parte del video di oggi che riguarderà qualcosa della festa di Sant'Antonio che stiamo per celebrare. Cosa sono i sacramenti? I sacramenti sono dei miracoli che il Signore realizza nelle nostre anime, non sono cose visibili ed eclatanti, come i miracoli appunto visibili che tanto attirano i nostri sguardi, che siamo sempre impressionati da ciò che è percepibile, ma realizzano delle cose grosse nella nostra anima. Chi non si confessa da 20 anni e va in confessionale e fa una confessione come Dio comanda, non si rende conto di niente, ma capite, entra in un modo e esce in un altro, entra con in grazia di Dio e esce in grazia di Dio, esce con entra con l'anima macchiata ed esce con l'anima che bianca come la neve. Capito? Chi fa la comunione, sempre dopo la confessione, e diceva Gesù Cristo dentro il cuore, cioè molta gente spera con voi alla comunione come apposta si mette seduto, ma l'angelo nostro custode rimane inginocchiato per un quarto d'ora fino a quando la presenza di Gesù non si estingue, perché l'angelo custode lo vede che c'è Dio dentro di noi, non per scherzo, ma sul serio. Quindi tutte le cose che erano eclatanti sono passate nei sacramenti e nei sacramentali. Cosa sono i sacramentali? Noi in occasione della festa di Sant'Antonio ci sono diversi sacramentali, oggi ne vedremo uno in particolare, la benedizione degli animali che tutti conoscono e anche la benedizione che si farà domani, ne parlerò domani, dei mani di Sant'Antonio. Insieme a tutte le benedizioni, cosa sono le benedizioni? Le benedizioni si chiamano tecnicamente nella Chiesa sacramentali, cioè sono delle effusioni di grazia meno potenti, diciamo così per capirci, di quelle dei sacramenti, ma comunque reali, che raggiungono non soltanto le persone, ma anche gli animali ed anche le cose. Si benedicono le persone, si benedicono gli animali, si benedicono gli oggetti, le case soprattutto. Sapete che quando sono arrivato qui, in continuazione, ogni anno ricomincio il giro di benedire le case, le macchine, le moto, d'accordo? Si possono benedire i vestiti, gli strumenti di lavoro, di tutto. A che serve una benedizione? Una benedizione è un atto di fede che si oppone a un grave peccato. Oggi è abbastanza questo. Sapete qual è il grave peccato che è l'opposto del credere nella potenza delle benedizioni? Sapete qual è? La superstizione. Tocco ferro perché porta bene, non faccio questo perché porta male, non metto il corno, il cornetto al corno, il ferro di cavallo, questo o quest'altro. Secondo voi, ma cioè, vedete, capite perché la superstizione, oltre che offendere Dio, offende anche la dignità dell'uomo, no? Può essere che se tu c'è il ferro di cavallo appeso al muro le cose ti vanno bene, ma è una cosa da persone intelligenti. Sì o no? Io conoscevo un papa, insomma, a Terracina, che adesso è passata la miglior vita, insomma, che ci ha messo 10 anni, perché lì c'è stava sto vizio che tutti questi ferri di cavallo a casa. Ma può essere. E se invece Dio li benedice, le cose andranno meglio oppure no? Ci credi? Domani c'è la benedizione degli animali, io chiaramente non posso andare a prendere tutte quante le persone a portare gli animali. È chiaro che tanti animali ti portano, i cagnolini, i gattini, i cavallucci, gli asinelli, tanto le persone ancora credono che sia importante far benedire un animale, non come gesto, ma perché la salute dell'animale, la prosperità, la fecondità dell'animale, un tempo ci campavano gli animali, capite? Da che cosa dipende? Farlo benedire dal Signore. E per noi esseri umani, come ho scritto il bollettino, basta la benedizione. Noi esseri umani prima dobbiamo aprire il cuore ai sacramenti che il Signore ci dona, d'accordo? La confessione, l'Eucaristia soprattutto, e anche poi la benedizione. Infatti, come si conclude la messa? Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non c'è azione della Chiesa che non finisca con una benedizione.
Come mai, signore, dicono gli animali in occasione della festa di Sant'Antonio? E poi concludiamo. Vi leggo un breve stralcio, no? Sapete che a un certo punto Sant'Antonio si è ritirato, domani farò una storia un pochino più articolata, a vita privata. Vedete, è sempre rappresentato vicino con un maialino, d'accordo? Perché diede a vita questa cosa. I discepoli di Sant'Antonio, quelli morì, si organizzarono chiaramente attraverso strutture monastiche ed ebbero dal Papa, sapete che questi maialini erano considerati animali un pochino così, e quindi il Papa concesse ai discepoli di Sant'Antonio il privilegio di allevare maiali per uso proprio e a spese della comunità. E quindi questi porcellini, che dovevano averci un campanellino al collo perché dovevano essere identificati come porcellini degli antochiani, potevano girare liberamente per i loro per cortili, per le strade e per gli ambienti, e nessuno li toccava per questo campanello. Il grasso degli animali, sapete perché si chiama il fuoco di Sant'Antonio, no? Sant'Antonio è lui, Il grasso degli animali veniva usato per curare una malattia che si chiama appunto l'ergotismo, che venne chiamato il mare di Sant'Antonio o fuoco di Sant'Antonio. Capite? Quindi che succede? Che attraverso questo duplice collegamento, quindi gli animali coltivati e allevati dagli antoniani e il grasso degli animali che veniva usato per il fuoco di Sant'Antonio, nella devozione popolare il grande eremita cominciò ad essere considerato prima il santo patrono dei maiali e poi per estensione degli animali e delle stalle. Ecco perché il giorno di Sant'Antonio si benedicono gli animali ed è anche il santo protettore non soltanto per il fuoco di Sant'Antonio ma delle malattie della pelle e in genere. Noi siamo tante cose, abbiamo sempre detto, se Dio non voglia ci dovesse venire un melanoma, sapete che il melanoma è il tumore della pelle, se non sai a che santo votarti, come si dice in giro, bisogna invocare Sant'Antonio Abate, perché è il patrono, il protettore delle malattie della pelle. Noi abbiamo tutta quanto un amplissimo patrimonio, sapete che ogni malattia c'ha un santo patrono, ogni parte del corpo c'ha un santo patrono, noi sappiamo più queste cose qui. Il 3 febbraio, ogni anno, che non è molto lontano, si fa la benedizione della gola, perché il patrono della gola è San Biagio. E tante altre cose. Queste cose sono da riscoprire e da vivere in un orizzonte di fede, ripeto, non come una sorta di superstizione sacra, ma come un atto di fede nel Signore. Cioè, io, per avere bene e beneficio, per essere protetto dalle forze del male, non ricorro alle sciocchezze della superstizione, ma ricorro alla potenza di Dio e alla forza della sua benedizione. Così non soltanto è cosa lodevole, ma è cosa altamente raccomandabile ricorrere a tutte le benedizioni e a tutte le forme di sacramentali possibili e praticate nella Chiesa Cattolica. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.